Care colleghe, cari colleghi, un caro saluto a tutti. Vi aggiorno su quelle che sono le ultime principali attività della Federazione. In particolare, il 1 marzo abbiamo incontrato il sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'onorevole Bitonci, al quale abbiamo sottoposto 3 questioni. La prima è la necessità di emanare una circolare che chiarisca definitivamente quelle che siano le attività realmente compatibili con la nostra professione, anche e soprattutto alla luce delle ultime modifiche legislative, evitando quelle sempre più numerose interpretazioni soggettive di molte camere di commercio che ci creano delle concrete difficoltà, in particolare con riferimento all'attività di amministrazione condominiale e di gestione dei patrimoni immobiliari. E inoltre abbiamo sottoposto la questione relativa all'intermediazione delle quote societarie, facendo presente che molte camere di commercio in realtà non organizzano corsi dedicati e quindi poi non ci sono neppure i successivi esami camerali e quindi abbiamo proposto lui la possibilità di far rientrare questa materia all'interno degli attuali corsi regionali appunto di accesso alla professione. E in ultimo abbiamo sottoposto la questione relativa alla necessità di uniformare la durata e i contenuti dei corsi regionali di accesso alla professione di agente immobiliare, spesso troppo differenti tra di loro, e di inserire tra i docenti di questi corsi e tra i commissari d'esame almeno un agente immobiliare regolarmente abilitato con almeno 10 anni di esperienza professionale. E abbiamo inoltre fatto presente la necessità di introdurre un percorso di formazione continua obbligatoria con rilascio di crediti formativi, come accade per altre attività professionali, pena l'inibizione dell'iscrizione al REA da parte dell'agente immobiliare. Per quanto riguarda invece il tema degli affitti turistici, o meglio delle locazioni brevi a uso turistico, abbiamo svolto un'audizione presso la Commissione Quarta, quella delle politiche europee in Senato, il 9 marzo e abbiamo successivamente incontrato il 17 marzo il Ministro del Turismo, Daniele Santanchè, sottoponendo 3 proposte. La prima è quella di semplificare realmente, di uniformare i ripetuti adempimenti correlati alla gestione di questi affitti turistici, con particolare riferimento alla duplicazione di dati e informazioni relative all'appartamento e relativi al proprietario che dobbiamo fornire a diverse banche dati, la regione, il comune, la questura o poi si parla in questo periodo addirittura di una banca dati europea. Noi abbiamo proposto un unico adempimento digitalizzato ad un'unica banca dati e questa banca dati riceventi smisterà lei poi alle altre le stesse informazioni appunto inviate da noi. Abbiamo inoltre proposto di uniformare le varie normative regionali che sono troppo differenti tra loro e disincentivando in questo modo l'investimento trasversale nel nostro paese. Abbiamo inoltre proposto di eliminare, o meglio di porre fine a quella deriva liberticida che purtroppo sta consentendo ad alcune amministrazioni comunali di mettere in campo dei provvedimenti che vanno a limitare temporalmente il diritto, in teoria costituzionalmente garantito del proprietario, di poter affittare liberamente il proprio immobile, spesso e volentieri acquistato con i risparmi accumulati in anni e anni di sacrifici e di lavoro. E per quanto invece concerne il decreto cessioni, sapete che dal 17 febbraio è stato eliminato sostanzialmente lo sconto in fattura, ora c'è l'iter di conversione in legge. Noi abbiamo proposto 2 correttivi, ovvero il primo è quello di dismettere gradualmente questa diciamo, misura, ovvero dello sconto in fattura, portarlo in realtà al 70% e di mantenerlo per alcune tipologie di interventi, in particolare gli interventi sismici che appunto riguardano la sicurezza del nostro patrimonio immobiliare, gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, che è una questione anche etico-sociale, e soprattutto di mantenerle per gli interventi legati all'involucro, cioè al termocappotto, che sono quelli diciamo, più onerosi, ma anche quelli che producono in realtà più benefici a livello proprio di risparmio energetico. E il secondo correttivo è quello di associare, di collegare l'incentivo fiscale con lo sconto in fattura all'effettivo risparmio energetico, ovvero al kilowattora risparmiato e non invece all'euro di spesa e non alla classe energetica che spesso sappiamo non è quella realmente attendibile prevista nell'attestato appunto di prestazione energetica. Per quanto invece riguarda il decreto di attuazione del PNRR, sapete ci sono molte risorse orientate alla digitalizzazione, noi abbiamo proposto di inserire tra gli obiettivi inerenti alla digitalizzazione del nostro paese quello appunto di agevolare, di digitalizzare le procedure operative pubbliche di accesso agli atti
contatti presso gli uffici tecnici comunali, quindi presso gli archivi comunali. Digitalizzare questo accesso consentirebbe, come già avviene in qualche comune virtuoso, di consentire quella verifica, quel controllo dal punto di vista edilizio urbanistico, che oggi è sempre più richiesto, è sempre più necessario, anche e soprattutto correlato alle nostre responsabilità, e quindi andrebbe poi ad agevolare quindi la circolazione regolare degli immobili e quindi la dinamicità virtuosa del mercato immobiliare. Associato a ciò, ovviamente, in relazione al controllo edilizio urbanistico, sappiamo che spesso e volentieri ci sono delle difformità che emergono. Ovviamente, qualora non siano gravi difformità, abbiamo proposto di prevedere quindi di favorire delle opportune e anche rapide soluzioni di regolarizzazione di queste difformità edilizie, che consentano appunto la trasferibilità dell'immobile, e quindi vadano ad agevolare la dinamicità del mercato immobiliare, e quindi benefici per l'intera economia, oltre che per noi operatori professionali, quindi poi con una ricaduta positiva anche per la collettività. Concludo nel salutarvi, e visto anche il periodo che ci apprestiamo a vivere, con molto piacere augurarvi tanti carissimi auguri di buona Pasqua, che sia una Pasqua piena di gioia, di serenità e di felicità e di tanta armonia per tutti voi e i vostri cari.